Sui giornali di oggi, oggi è il 5 di settembre, c'è la notizia che i crimini, soprattutto i furti, in Italia sono aumentati del 30%. Tanto per dare dei numeri concreti, quelli che vengono chiamati furti con destrezza, cioè i furti per strada per intenderci, i piccoli furti, i borseggi, furti di portafoglio o altro, quest'anno, quindi il 2007, saranno circa 180.000, con un incremento del 30% rispetto all'anno scorso. I furti negli appartamenti saranno circa 170.000, mi riferisco a tutta l'Italia, e anche lì l'incremento intorno al 30% rispetto all'anno scorso. Assistiamo dunque, secondo le statistiche diramate dal Ministero degli Interni, quindi dal Ministro Amato, capirete tra un attimo perché mi riferisco ad Amato, assistiamo ad un'escalation preoccupante, inquietante, dei furti, delle rapine, degli scippi in tutta Italia. Ebbene, chi sono gli autori principali di questi furti e di queste rapine? Al numero uno in assoluto ci sono, guarda caso, i rumeni. Quindi dobbiamo soprattutto ai rumeni questo incremento notevole di furti nelle abitazioni e furti nelle strade italiane. Qui a noi serve e preme parlare di fatti e di numeri, numeri ufficiali. E i numeri ufficiali sono questi: i furti negli appartamenti e i furti con destrezza rispetto all'anno precedente sono aumentati del 30%. Al primo posto per classifica stilata dal Ministero degli Interni ci sono i rumeni. Quindi i rumeni sono numero uno in Italia per furti negli appartamenti e furti nelle strade, e dal 2006 al 2007 hanno fatto registrare un incremento del 30% rispetto all'anno precedente. Questi sono i fatti. Chiunque voglia discutere su questo argomento, di questo deve discutere. Le sue opinioni in merito, le sue idee in merito, se le tenga pure per sé, perché non ci interessano. Se ha altri numeri, se ha altri fatti da portare qui a prova e ad evidenza, li dica, se no, colga quest'ottima occasione per star zitto. Amato, presidente e ministro dell'interno, era il presidente del Consiglio nel 1992, quando la lira fu svalutata del 30% in una notte a causa dell'intervento speculativo al ribasso di George Soros. Chi si intende di borse e di valute sa a cosa mi riferisco. Bene, Amato in quel tempo, la sera prima della svalutazione, si presentò in TV e che con lo stesso cipiglio, sicurezza o sicumera che vogliamo chiamarla, informò gli italiani che il governo italiano mai avrebbe svalutato la lira. L'indomani mattina la lira svalutò del 30%. L'intervento del primo ministro italiano si risolse in una enorme cattiva figura, se non altro come una splendida occasione persa per non dire cazzate. Ebbene, lo stesso cipiglio, la stessa sicumera, la stessa faccia grave e atroce che Amato mostrava nel 1992 la ritroviamo adesso. Adesso che Amato è ministro degli interni, e con quella faccia atroce Amato dichiara agli italiani e agli extracomunitari che lo Stato italiano avrà tolleranza zero verso la criminalità, grande o piccola che sia.
Il ministro degli interni dunque vuole rassicurarci che per quanto riguarda lo Stato farà tutto ciò che è possibile per arrestare quest'ondata di crimini, soprattutto per quanto riguarda furti negli appartamenti e furti con destrezza. Ora, è qui che Amato ritorna in ballo, se a dircelo è la stessa persona, e quindi Amato, che nel 1992 mostrava la faccia feroce contro gli speculatori che volevano mettere la lira sotto e dichiarava che mai avrebbe consentito la svalutazione, e il giorno dopo svalutò lui stesso del 30% la lira, figuriamoci cosa può essere adesso la sua tolleranza zero. Aspettiamoci che nel prossimo anno questo tipo di crimini sui quali lui dichiara voler avere tolleranza zero avranno un altro incremento dello stesso ordine di grandezza, ovvero del 30%, se non più. Ricordiamoci anche che nello stesso periodo in cui Amato era primo ministro, a seguito della svalutazione della lira, lui in un weekend d'estate, di fine estate, infilò la mano nei conti correnti degli italiani, rubando ad ogni italiano una parte dei suoi risparmi. Lo fece in un weekend quando nessuno se l'aspettava, d'improvviso, come fanno i ladri che agiscono a sangue freddo. Questo, signore e signori, italiani ed italiane, è il presidente e il ministro degli interni cui noi dovremmo oggi dare fiducia. Bene, torniamo ai Rumino e torniamo all'incremento di furti e rapine. Cosa è successo nel 2007 che giustifichi questo incremento notevole, spaventoso del 30%, di rapine negli appartamenti e di furti nelle strade? Due cose, semplicemente. La prima, l'indulto con cui questo governo Prodi ha inaugurato la sua legislatura, rimettendo in circolazione tutti i malviventi, tutti i criminali, o quasi tutti, i ladri, gli assassini, tutti coloro che affollavano le carceri italiane. Grazie all'indulto gran parte dei ladri sono ritornati in circolazione e hanno continuato a fare ciò che facevano, cioè rubare, semplicemente. Era così difficile da capire. Adesso mi rivolgo a Prodi, mi rivolgo soprattutto ad Amato, che è responsabile degli interni, che quindi è il maggior responsabile dell'indulto, cioè d'aver rimesso in libertà i delinquenti. E ad Amato chiedo perché ha fatto un provvedimento così scandalosamente a favore dei delinquenti e oggi che ne vediamo i risultati con gli incrementi notevoli di furti e scippi di cui abbiamo detto, oggi viene qui a continuare a pigliarci per il culo, a raccontarci sta stronzata della tolleranza zero. L'indulto quindi è il primo fatto. Secondo fatto, l'entrata in Europa della Romania. Dal 1 gennaio di quest'anno, 2007, la Romania è a pieno titolo in Europa, quindi i romeni che vogliono venire in Italia non hanno bisogno di permesso di soggiorno, non hanno bisogno di passaporto, visto, eccetera. Vengono in Italia tranquillamente. Ora, siccome i romeni sono quelli che più degli altri commettono questi tipi di furto, nessuna meraviglia che, potendo venire più liberamente, commettono più furti. Quelli cioè che prima non potevano venire, adesso vengono e rubano tranquillamente nelle nostre case e per strada. Anche lì non ci voleva la laurea da Harvard per capirlo che questo era quanto sarebbe successo. Quello che abbiamo oggi, gli incrementi del 30% di furti nelle case e furti con destrezza per strada, scippi, eccetera, altro non è che il risultato evidente dell'indulto e dell'ingresso della Romania
in Europa.